Robbie Williams, sono sonnambulo e mangio nel sonno. Tra la suite in cui alloggia Robbie Williams e la stanza accanto vi è sempre appeso un lenzuolo bianco. Serve per proteggere la privacy del cantante. Di notte, Robbie si alza più volte per andare nell'altra stanza e svuotare il minibar. Siccome dorme nudo e soffre di sonnambulismo, il lenzuolo lo tiene a riparo da sguardi indiscreti. Le tante dipendenze dell'ex Tacetat. Quella dal cibo è una delle dipendenze del cantante inglese, che si è confessato in un'intervista a Vanity Fair. Adoro il cibo e ho sempre voglia di mangiare, quindi ogni volta che mi sembra di avere un aspetto decente o la camicia mi sta bene nei pantaloni è terribile perché penso al cibo tutto il giorno. Sono magro e depresso, oppure grasso e pieno di sensi di colpa. Non c'è via di mezzo. Nella nuova biografia, Revel, scritta insieme a Sri Seat, suo collaboratore storico, ci sono gli ultimi 10 anni della vita di Robbie Williams, in cui ha dovuto lottare contro la depressione, l'ansia, l'odio verso se stesso, l'agorafobia, la droga e la dipendenza dal sesso e dall'alcol. L'ex Tacetat non riesce a fidarsi di se stesso. Se rimango troppo in un pub, bevo. Se passo vicino a un barbiere, mi taglio i capelli. Mi fido abbastanza di me stesso per non bere? O se mi trovo davanti un mucchio di coca? A un certo punto me la sniffo. Quindi no, non mi fido di me stesso. Ma la storia mi ha insegnato che sono abbastanza bravo a evitarlo. La moglie Aida l'ha salvato. Una delle dipendenze più note di Robbie Williams è quella dal sesso e dal porno. Nella sua carriera da playboy ci sono i nomi di Nicole Kidman, Kylie Minogue, Cameron Diaz, Nicola Platoon delle All Saints e Jerry Halliwell ed Emma Bunton delle Spice Girls, anche se in una delle battute che faceva più spesso sul palco si diceva molto fortunato a essere stato nei Tacetat e in 4 Spice Girls su 5. Dal 2008, invece, al suo fianco c'è una sola donna, l'attrice americana Aida Field, sua moglie dal 2010. I due si sono conosciuti in un periodo in cui Robbie passava da un eccesso all'altro, ma la donna ha saputo tenergli testa e oggi scherza sulla vita precedente del marito. Ogni volta che accendiamo la TV, non sto scherzando, sullo schermo c'è una donna con cui lui è stato a letto. Che sia una pubblicità per una cura per l'HIV o un programma di cronaca nera, o qualcosa degli anni 90 è. Per amore di Aida, Robbie ha smesso di andare a letto con chiunque seppur con fatica ma il loro è davvero un rapporto molto solido. La coppia ha 2 figli, Teddy, di 5 anni, e Charlie, di quasi 3, ma Aida non vorrebbe fermarsi qui, io non ne vorrei un altro, ma non voglio nemmeno affossare le speranze di Aida. Devo capire se ne vale la pena, perché non volere più figli significherebbe vederla in lacrime ogni volta che vede un passeggino quando siamo fermi in macchina al rosso. Nelle giornate sì, nei momenti di tenerezza, mi piacerebbe vedere un altro pupo che gattona qua e là. Scommettiamo che la spunterà la bella Aida?